Buongiorno, oggi parliamo delle missioni extraeuropee dei gesuiti, con particolare riferimento al continente asiatico. Dell'America del Sud parleremo in un'altra occasione. Ci troviamo nel XVI secolo. I gesuiti vengono riconosciuti ufficialmente nel 1540, anche se Sant'Ignazio li aveva raccolti attorno a sé qualche anno prima a Parigi nel 34. Il XVI secolo è il secolo in cui gli europei, soprattutto sulla scorta della scoperta dell'America e delle rotte aperte da Vasco da Gama, piano piano cominciano ad allargare il proprio raggio d'azione su tutto il globo, sia per motivi commerciali sia per motivi militari di conquista. Questo nuovo raggio espansionistico europeo evidentemente crea un terreno favorevole, apre nuovi spazi anche per la evangelizzazione. Una serie di ordini religiosi si attivano per attivare missioni di apostolato evangelizzatrici, in particolare francescani e domenicani. Ordini di vecchia data, nascono nel XIII secolo, ma poi anche e soprattutto i Gesuiti, un ordine appena nato che fu protagonista di una parabola storica straordinaria. Pensate che, nonostante fosse appena nato l'ordine gesuitico, ripeto 1540, all'interno di questo ordine i candidati che domandavano di poter recarsi o in America o in Asia erano migliaia, tutti mossi da un desiderio ardente di poter evangelizzare nuove terre, nuovi popoli e qualcuno anche dal desiderio eventuale di poter subire il martirio in nomine Christi per amore di Dio. Questo fervore missionario fu tale in questo secolo, poi proseguirà anche nel secolo successivo, che a Roma il Vaticano dovette istituire un nuovo collegio, cioè un nuovo dicastero, diremmo noi oggigiorno, cioè il collegio che doveva occuparsi delle missioni, che si chiamava De Propaganda Fide, collegio che doveva coordinare l'azione missionaria in tutto il mondo. Ecco, questo grande slancio missionario che caratterizzò questo secolo è significativo per tanti aspetti. Uno in particolare, molto generale, vale la pena di essere sottolineato, e cioè il fatto che, come si rese evidente proprio in questo momento, il concetto di cristianità e il concetto di Europa o di Occidente non coincidono. Anche se c'è un fortissimo legame storico, naturalmente, però è bene ricordare che il cristianesimo non nasce in Europa, viene importato in Europa dai primi apostoli. Il cristianesimo nasce in Palestina, viene importato in Europa e a sua volta l'Europa poi lo irradierà in tutto il mondo. Ma di per sé il concetto di cristianesimo è più ampio rispetto al concetto d'Europa. D'altronde il termine cattolico significa universale, per cui sarebbe scorretto appiattire la dimensione cattolica sulla dimensione europea. Il cattolicesimo ingloba l'Europa come vocazione propria. Il cattolicesimo ingloba l'Europa, ma mira ad essere annunciato in tutto il mondo. Chiaro poi che l'Europa ha un legame storico privilegiato con il cristianesimo, se non altro perché Pietro e Paolo muoiono martiri a Roma e quindi la sede del papato è a Roma, questo è ovvio. Ma da un punto di vista teorico, ma anche ontologico, il cristianesimo ha una vocazione universale che ingloba e supera i confini europei. Questo è una cosa che è sempre bene tenere a mente, perché troppo spesso si fa coincidere, senza riflettervi troppo sopra, Occidente con cristianesimo. Ecco, l'incontro tra i missionari e questi nuovi popoli extraeuropei non fu facile, come è facile immaginare. Pensate che inizialmente
dopo la scoperta dell'America, gli europei che si inoltrarono, si spinsero fino a quei territori, entrarono in contatto naturalmente con gli indigeni e molti cominciavano a sospettare, o forse addirittura erano certi, che quelle nuove popolazioni così diverse dai tipi europei che erano soliti osservare, forse non erano nemmeno uomini. Forse sembravano uomini, ma senza l'anima razionale. E quindi, secondo la definizione di Aristotele, uomo come animale razionale, se noi rimuoviamo la razionalità dall'animalità, rimane solo l'animalità. Alcuni europei erano convinti che gli americani non fossero nemmeno uomini in quanto privi di anima razionale. Tanto erano diversi nel modo di porsi, nel modo di vivere, nel modo di parlare e così via. Pensate che dovette intervenire un papa addirittura per risolvere, tra virgolette, perché non si risolverà così facilmente la questione, e cioè Paolo III. 1537 emana una bolla, un documento, Paolo III, la Veritas Ipsa, che affermava che cosa? Che molto semplicemente, senza troppi giri di parole, che gli americani erano veri uomini e che come tali dovevano essere riconosciuti. E questo a dire che cosa? Che il dialogo sull'umanità degli americani giunse fino ai livelli più alti. E persino il Papa dovette, tra virgolette, scomodarsi, intervenire nel dibattito e affermare un principio basilare. Quegli esseri non sono animali, ma sono animali razionali, e cioè uomini. Quando i missionari giungevano a contatto con queste nuove popolazioni, naturalmente, per poter annunciare efficacemente la buona novella, cioè il Vangelo, dovevano per forza di cose entrare in sintonia con la cultura del luogo e quindi cominciare ad assorbire gli usi, i costumi, a volte anche il vestiario, il modo di mangiare, gli aspetti più folcloristici, i canti, tutto quello che concerne l'apparato culturale. Attenzione che tendenzialmente, poi ci sono sempre le eccezioni, ma tendenzialmente i missionari si comportavano in modo molto diverso rispetto ai colonizzatori o ai conquistatori europei. Un conto sono i conquistadores, per esempio in America, un conto sono i missionari, gli ordini religiosi. Gli ordini religiosi in genere erano molto rispettosi della cultura locale, cioè essi non tendevano a sradicare la cultura locale per innestargli una nuova cultura, quella europea. La mentalità era diversa. Tendenzialmente gli ordini religiosi tendevano a rapportarsi alla cultura locale rispettandola e semmai purificandola solo di quegli aspetti che entravano in netta contraddizione con il messaggio cristiano. Faccio un esempio. I sacrifici umani. Cioè l'idea era il missionario deve esportare che cosa? Non la cultura europea, perché gli altri popoli hanno già una propria identità, una propria ricchezza antropologica. Il missionario deve esportare, deve annunciare, deve proporre il messaggio di Cristo e innestare quel messaggio sulla cultura locale. Cultura e messaggio cristiano sono compatibili di per sé. In quegli aspetti in cui cultura e messaggio cristiano si verifica una incompatibilità, esempio i sacrifici umani, ecco, in quegli aspetti allora sì, quegli aspetti contraddittori rispetto al cristianesimo dovevano essere purificati, eliminati. Ma tutti gli altri invece potevano essere conservati e custoditi nel tempo. Tanto è vero che, per esempio, i gesuiti, furono tra, gli ordini missionari che maggiormente si calarono nella cultura locale. Lo vedremo molto bene con Matteo Ricci, per dire. E i gesuiti, ma non solo, anche gli altri ordini, studiarono la cultura locale e ci hanno lasciato delle testimonianze straordinarie che altrimenti non avremmo. I gesuiti ci hanno lasciato dei disegni delle culture indigene con le quali sono entrati in contatto.
ci hanno lasciato dei racconti, ci hanno lasciato dei miti, delle fiabe, delle canzoni. I gesuiti hanno anche studiato la letteratura religiosa dei popoli via via incontrati. E la cosa interessante è che anche laddove il messaggio cristiano aveva successo, gli ordini missionari continuavano a studiare la cultura locale. Quindi la cultura non era semplicemente uno strumento per poter annunciare con più facilità il messaggio evangelico. Cultura locale aveva anche un valore in sé stesso, un valore intrinseco. E le diverse culture manifestano la ricchezza antropologica di cui l'essere umano è capace. Tanto è vero, e poi finiamo questa parte introduttiva, tanto è vero che il padre dell'etnologia moderna è uno slovacco che si chiama, spero di pronunciare bene, Kolar de Keresztény. E questo padre dell'etnologia, ripeto, Kolar de Keresztény, non era un gesuita, ma venne istruito dai gesuiti. I gesuiti non sono considerati padri dell'etnologia moderna perché il loro studio era in ogni caso, come dire, funzionale o quantomeno, come dire, legato all'interesse religioso. Ma è anche vero che fu proprio questo amore, questa forma mentis partorita dai gesuiti a formare poi, in senso accademico e scientifico del termine, l'etnologia moderna, da parte di un discepolo dei gesuiti. Detto questo, andiamo in Asia, vediamo qual è stato il ruolo dei gesuiti in Asia. Dobbiamo andare in modo un po' schematico, abbiamo due grandi protagonisti, Francesco Saverio e Matteo Ricci. Procediamo con ordine, con Francesco Saverio. Francesco Saverio innanzitutto era un gesuita della prima ora, era uno di quei personaggi che Sant'Ignazio di Loyola aveva raccolto attorno a sé durante la sua permanenza a Parigi, quando si era recato nella capitale francese per studiare teologia e in particolare San Tommaso d'Aquino. I gesuiti vengono riconosciuti nel 1540 dal Papa Paolo III, e già l'anno successivo Francesco Saverio si reca in missione. D'altronde i gesuiti nascono come ordine missionario per eccellenza, dovevano recarsi in Terra Santa, ma Venezia era entrata in guerra per l'ennesima volta contro i turchi, le rotte non erano sicure, per cui quel voto circa missiones diventa un voto universale, cioè i gesuiti si sarebbero recati in missione ovunque il messaggio evangelico avrebbe potuto essere predicato. E infatti, già un anno dopo il riconoscimento della Compagnia di Gesù, Francesco Saverio, intimo amico e compagno della prima ora di Sant'Ignazio, si reca in Asia. Lui salpa da Lisbona, correva l'anno, ripeto, 1541. Perché? Perché in questo momento il Portogallo stava andando formando ed espandendo il proprio impero, e non solo in Asia, anche in America, ancora oggi in Brasile parlano il portoghese, no? Per cui salpa da Lisbona assieme ai portoghesi e dopo qualche mese di navigazione giunge finalmente a Goa, che si trova, lo vedete qui sulla mappa, in India. Goa era l'avamposto portoghese in India, uno dei primi empori commerciali creati dai portoghesi. E giunto a Goa, cosa fa Francesco Saverio? Fonda immediatamente una missione, quello era lo scopo del suo viaggio, e un collegio. Il collegio serviva per istruire i locali. Vi ricordo che già in Europa i collegi dei gesuiti andavano spuntando come funghi ovunque. Ecco, quel collegio che Saverio fonda a Goa poi sarà aperto a tutti e anche e soprattutto agli orfani, che purtroppo da quelle parti abbondavano. Anche in Europa ce n'erano parecchie, vedi le varie ruote
delle carità o dei trovatelli, ma in India ce n'erano ancora di più. Una cosa interessante da notare è questa, che questo primo innesto cristiano a Goa, grazie a Francesco Saverio, cominciò piano piano ad avere buoni frutti. Per esempio, ci furono diverse conversioni, cominciarono a diffondersi delle preghiere cristiane. Preghiere cristiane che, come dire, toccavano l'argomento della fraternità universale. Tema, quello della fraternità universale, che in India era, e forse ancora oggi è in alcuni casi, piuttosto scomodo, perché vi ricordo che la società indiana era, ed è ancora oggi abbastanza, fortemente suddivisa in caste. C'erano quattro grandi caste in India, no? Come è noto. La casta superiore, che era quella dei sacerdoti, i brahmani, poi c'erano i guerrieri, ksatriya, c'erano i mercanti, vaishya, e poi c'erano i servi, shudra, e poi c'erano i fuori casta, che erano gli intoccabili, e quello è un altro capitolo. Però c'erano queste quattro grandi caste, che tra di loro non potevano comunicare in nessun modo, non c'era nessun legame trasversale che potesse avvicinare queste caste. Il fatto che il cristianesimo piano piano abbia contribuito a cambiare questa mentalità, quantomeno nelle zone di influenza dei gesuiti, evidentemente, è estremamente emblematico, perché la fratellanza universale è un concetto che supera la divisione antropologica in caste. Questo è un esempio di purificazione della cultura locale, cioè la cultura locale viene rispettata in tutti i suoi aspetti che non collidono col cristianesimo, ma questo aspetto delle caste che collide con un messaggio basilare del cristianesimo, che è quello della fratellanza, del rapporto fraterno, questo aspetto particolare viene superato e purificato, nel limite del possibile, dalla presenza cristiana a Goa, a partire da Francesco Saverio in poi. Ecco. Saverio non si ferma a lungo a Goa, comincia a viaggiare. Qui la facciamo corta. D'altronde il continente asiatico era un continente dove il cristianesimo non era ancora giunto, per cui era un mare aperto per l'evangelizzazione. Qui vediamo un po' sulla cartina le tappe principali di Francesco Saverio. Approda a Goa fonda una missione, fonda un collegio, poi si trasferisce sull'isola di Formosa, l'attuale Taiwan, poi alle Filippine, poi a Malacca. Ad un certo punto decide di salpare per il Giappone. Finalmente nel 1549, quindi dopo 8 anni che girovagava per il continente asiatico, Saverio giunge in Giappone. Ecco, tenete conto che in genere il nome di Francesco Saverio è legato al nome del Giappone. L'accoglienza in genere che i giapponesi riservavano agli occidentali, i portoghesi erano già arrivati in Giappone, ripeto, i portoghesi cominciavano ad entrare in contatto con moltissime popolazioni proprio sulla scorta di questa espansione imperialistica. Giapponesi bollavano i portoghesi come i barbari del sud. Portoghesi erano i barbari del sud, secondo i giapponesi. Forse era questa nomenclatura rifletteva un aspetto xenofobo da parte dei giapponesi. Forse i portoghesi non si comportavano poi così bene in Giappone, per cui si meritavano l'appellativo barbaro. Insomma, di fatto, giapponesi e portoghesi commerciavano, ma non c'era una grande stima reciproca. A Francesco Saverio invece venne riservato un trattamento diverso. Probabilmente si propose con la semplicità, con l'umiltà del missionario e fece tutt'altra impressione. Tanto che lo stesso Shogun, che era il governatore giapponese, in pratica era il numero due, lo Shogun dipendeva solo dal Mikado, che era l'imperatore. Diciamo il primo ministro, ecco, il primo ministro giapponese, questo Shogun,
concesse a Francesco Saverio di accasarsi in Giappone e addirittura di fare opera di apostolato, cioè di opera di evangelizzazione. Chiaro che Francesco Saverio non se lo lascia ripetere, si dà da fare, muore purtroppo poco dopo, muore 3 anni dopo, nel 52, però lui apre una pista, perché piano piano i gesuiti cominciano ad arrivare e assieme ai gesuiti giungono anche gli altri ordini religiosi, domenicani e francescani. Comunque l'attività in Giappone degli ordini missionari fu alquanto efficace, stando ai numeri, perché nell'arco di 40 anni, verso la fine del 1500, i giapponesi che si convertirono al cristianesimo erano già circa 300.000, quindi un numero estremamente importante. Chiaro che con questo grande successo missionario cominciano anche i primi problemi, evidentemente. Cominciano le prime tensioni tra giapponesi e cristiani missionari, ma anche tra giapponesi buddisti e giapponesi neocristiani, per così dire. I monaci buddisti cominciano a fare pressione affinché gli ordini missionari vengano cacciati. Vi era il timore, e non del tutto infondato, che la penetrazione missionaria cristiana non fosse altro che un preambolo, uno strumento per una successiva invasione militare. Nulla di più distante dalle intenzioni dei missionari, ma è anche vero che alcuni commercianti europei, soprattutto gli olandesi, sfruttando anche la rete di conoscenze tra i missionari, e andavano assumendo un atteggiamento sempre più aggressivo in Giappone, e questo ovviamente gettò una cattiva luce anche sui missionari stessi, era inevitabile. Di fatto, cosa accadde? Che sul finire del 1500 e poi nei primi decenni del 1600, forse inevitabilmente, ad ogni modo purtroppo, cominciano le prime grandi persecuzioni contro i cristiani. E viene ad un certo punto viene fatto divieto ai giapponesi di convertirsi al cristianesimo, e gli ordini missionari vengono cacciati e poi anche perseguitati. Un primo episodio famoso di persecuzione violenta a danno dei missionari cristiani fu quell'episodio che si consumò nel 1597, noto alla storia come i 26 martiri di Nagasaki, 26 religiosi, gesuiti e francescani, che vennero crocefissi. Ma poi, dopo di loro, furono ancora migliaia i cristiani che dovettero subire la pena di morte in Giappone, tramite decapitazione, tramite crocifissione o addirittura bruciati vivi. Cristianesimo viene messo fuori legge già, ripeto, nei primi decenni del 1600 e naturalmente il numero dei cristiani collassa. Alcune famiglie però decidono di rimanere segretamente cristiane, cioè di aderire formalmente alla religione giapponese, buddismo, shintoismo, ma di preservare nel proprio intimo il cristianesimo. Furono i cosiddetti cristiani nascosti. Tanto è vero, e poi finiamo con il Giappone, che quando nella seconda metà del 1800 il Giappone tornerà a concedere libertà religiosa ai cristiani, i missionari tornarono ad evangelizzare il Giappone. E i nuovi missionari giunti nella seconda metà del 1800 scoprirono che in realtà circa 26-27 mila giapponesi erano rimasti cristiani, anche in assenza di sacramenti, anche in assenza di sacerdoti, cioè la tradizione orale di padre in figlio, di padre in figlio, di padre in figlio, si conservò per circa 250 anni. Ecco, di questi cristiani poi c'è da dire, alcuni tornarono in seno alla Chiesa Cattolica,
Altri avevano maturato e sviluppato una forma di cristianesimo che in 250 anni cominciò a discostarsi molto dall'ortodossia cattolica, cioè dalla corretta dottrina cattolica, per cui alla fine, percependosi così distanti dal dogma cattolico, decisero di non ritornare a confluire nella Chiesa cattolica, dando vita ad una sorta di religione ibrida, se volete, quella tradizionale giapponese e quella cristiano-cattolica. Ecco, questo per dire comunque di quanto fu efficace la penetrazione dei gesuiti, almeno per circa 40 anni, dal 1549 fino alla fine del 1500. Circa 300.000 giapponesi si convertirono. Poi purtroppo però a seguito di persecuzioni e di atti di intolleranza di vario genere, il numero dei cristiani collassò vistosamente. Potete vedere, eccolo qua, qui vedete Francesco Saverio che predica il Vangelo in Giappone, una litografia del XIX secolo. Passiamo a Matteo Ricci, il nome forse più importante tra i missionari gesuiti. Matteo Ricci, nasce a Macerata da una famiglia nobile, diventa gesuita, qui possiamo tagliare corto per questione di tempo, non perché non sia importante, e concentrarci direttamente sul suo viaggio missionario. Matteo Ricci apparteneva alla seconda generazione di gesuiti. Lui salpa da Lisbona, anche lui come Saverio, con i portoghesi, nel 1578, quindi diciamo un 20-25 anni dopo Saverio. E la sua destinazione era la Cina. Nel 1578 Matteo Ricci giunge in Cina. Ricci abbracciò fin da subito il cosiddetto sistema dell'adattamento, teorizzato da Valignano. Il sistema dell'adattamento è ciò di cui vi parlavo prima, cioè è quella modalità missionaria per la quale il missionario deve adattarsi per quanto possibile alla cultura locale, percepita come un valore in se stesso, e innestare su questa cultura il messaggio evangelico, cioè inculturare il cristianesimo all'interno di una cultura data, purificando quegli aspetti in contraddizione col cristianesimo, ma conservando quegli aspetti che in contraddizione col cristianesimo non sono. Tanto è vero che Matteo Ricci, come giunge in Cina, cambia, per esempio, perfetto esempio di adattamento, il proprio nome. Matteo Ricci è un nome occidentale, evidentemente. Decide di cambiare nome e assumerne uno cinese. Li Madò, che significa, leggo, il saggio d'Occidente. Anche qui le reazioni non furono variegate, diciamo così. E da un lato c'erano cinesi che nutrivano grande ostilità nei confronti degli stranieri, e gli occidentali erano chiamati i diavoli forestieri, quindi barbari del sud in Giappone e diavoli forestieri in Cina. Tanto è vero che Ricci, durante i primi mesi di accasamento in Cina, dovette far fronte a questa ostilità dei locali. Ad un certo punto la casa dei gesuiti una notte venne presa a sassate, per dire. Però dall'altro lato è anche vero che altri cinesi, soprattutto quelli più dotti, gli intellettuali, ben presto apprezzarono moltissimo la presenza gesuitica in Cina, perché i gesuiti, e questo è fondamentale, erano portatori di un sapere, soprattutto scientifico, superiore, che i cinesi stessi riconoscevano superiore rispetto al proprio. Tanto è vero che proprio in virtù del loro sapere scientifico e della loro attività scientifica,
I gesuiti nel giro di poco tempo cominceranno a guadagnare una certa nomea positiva negli ambienti che contavano, quelli degli intellettuali, negli ambienti politici, fino a giungere alle orecchie dell'imperatore cinese stesso, il quale imperatore medesimo concesse ai gesuiti un privilegio straordinario, e cioè quello di risiedere all'interno della città di Pechino, che era fondamentalmente inaccessibile e impenetrabile per qualsiasi straniero. Faccio notare una cosa, nel caso fosse sfuggita. I gesuiti si fanno notare, riescono a fare breccia nella cultura cinese grazie al loro sapere e alla loro attività scientifica. E questo è un aspetto che non verrà mai sottolineato abbastanza, perché ancora oggi sopravvive, ormai penso da secoli, dall'illuminismo in poi, il pregiudizio per il quale tra scienza e fede c'è una contraddizione necessaria. La fede implica il rigetto della scienza e la scienza implica il rigetto della fede. In alcuni casi storici questo è stato vero, ma in moltissimi altri casi storici questo è falso. Chi studia la storia della scienza, ma anche semplicemente la storia della cultura, si renderà conto che spessissimo religione e scienza si sono intrecciate insieme e spesso e volentieri fecondandosi a vicenda. I gesuiti riescono a fare breccia in Cina grazie alla loro attività scientifica. Sintesi perfetta, l'ordine gesuitico, di connubio tra scienza e fede. L'attività scientifica dei gesuiti in Cina, lo ripeto, è stato fondamentale, motivo per cui ci soffermeremo particolarmente su questo aspetto entrando nei dettagli. Una prima branca scientifica che colpì moltissimo l'immaginario cinese, branca sulla quale i cinesi poterono anche misurare il loro ritardo intellettuale rispetto all'Europa, fu la geografia. Partiamo da qui, dalla geografia, poi toccheremo anche altre discipline. Allora, la questione è curiosa. Matteo Ricci in casa propria era solito appendere un mappamondo, non come lo intendiamo noi tridimensionale, ma una mappa bidimensionale che raffigurava tutto il globo terrestre. Era un mappamondo molto strano agli occhi dei cinesi. Perché? Perché c'era l'Europa al centro e tutti gli altri continenti ai lati. Per i giapponesi, scusate, per i cinesi naturalmente, la cosa era strana perché i cinesi avevano una visione giustificabile e sinocentrica, cioè nelle carte cinesi la Cina era posta al centro ed era enorme, e ai lati molto molto piccole, molto più piccole rispetto alle proporzioni reali, c'erano l'India, quindi una Cina enorme, immaginate, e un'India piccolina in basso, un Giappone piccolino in alto, una Corea ancora più piccola in alto, e poi praticamente più nulla. L'Europa e l'America erano completamente assenti dalle carte geografiche cinesi. Ecco, Ricci sosteneva che questo forte sinocentrismo che si poteva notare nelle mappe geografiche rifletteva anche un atteggiamento culturale piuttosto superbo da parte dei cinesi. Vero o falso che sia, un'impressione che ci è rimasta da parte di Ricci, ma di questo non ci importa. E certo che i cinesi restavano molto incuriositi di fronte a questo nuovo mappamondo, tanto che ad un certo punto un prefetto, cioè un alto burocrate dell'apparato istituzionale cinese, chiede a Ricci di preparargli una copia di quel mappamondo, perché intellettualmente incuriosito. In genere i prefetti erano le persone, i prefetti o comunque i burocrati o i funzionari dello Stato cinese erano persone che dovevano superare dei concorsi, per cui erano istruiti e anche intellettualmente curiosi. Ricci non se lo fa ripetere due volte, si mette al lavoro e comincia a produrre un mappamondo, una copia del proprio mappamondo.
In tutto ne farà tre coppie, saranno sempre più ricche di particolari. La terza coppia, l'ultima, risale al 1602 ed è questa qui che vedete nella slide. Si chiama Carta completa delle miriadi di paesi sulla Terra. L'autore è Matteo Ricci, correva l'anno 1602. Notiamo qualcosa su questo mappamondo, perché è estremamente interessante. In questo mappamondo si riflette tutta la complessità di questo incontro vulcanico tra cultura occidentale e cultura cinese. Allora, innanzitutto vediamo che in questo nuovo mappamondo fatto da Ricci, la Cina si trova al centro. Vedete il sistema dell'adattamento per non urtare la sensibilità dei cinesi, rinuncia all'eurocentrismo di Ricci sto parlando e pone la Cina al centro, però la Cina viene raffigurata con le sue proporzioni naturali. Adesso, ovviamente questo mappamondo non è perfetto come il nostro, è ovvio, però vedete che ci assomiglia molto. Ecco, la Cina più o meno ha quelle proporzioni lì. E le reazioni dei cinesi. Qualcuno si sentì molto offeso dal vedere che alla fine dei conti la Cina era una fra le tante terre presenti al mondo. Qualcun altro invece non se ne sentì offeso, ma anzi, al contrario, era piuttosto contento nel vedere che il mondo era così vasto, innanzitutto. I cinesi non lo pensavano così vasto. Ed erano così lontani i paesi da cui provenivano i missionari confratelli di Ricci, che tutto sommato non c'era da preoccuparsi per una possibile futura invasione. Perché le terre erano troppo distanti. Pensate, queste erano le preoccupazioni. Comunque, l'imperatore cinese poté osservare questa carta che stiamo osservando noi e ne rimase soddisfatto, nonostante la Cina fosse molto più piccola rispetto all'immaginario collettivo. Per cui Ricci poté, come dire, beneficiare di un appoggio potente, quello dell'imperatore, che non si sentiva indispettito nel vedere le reali proporzioni della Cina. Ma ancora, notiamo qualcos'altro. Zoomiamo questa zona qui. Vedete che questa è la Cina, no? Vedete a sud che mancano che cosa? Mancano l'Australia e la Nuova Zelanda. Certo, non potevano che mancare perché Australia e Nuova Zelanda vengono scoperte nel XVIII secolo. Circa 200 anni dopo Ricci, nel 1770, fu il famoso James Cook a scoprirle ufficialmente. Alcuni commercianti olandesi avevano già attraccato in quelle terre, ma non si trattò di scoperta ufficiale vera e propria, così come i vichinghi che giunsero in America prima di Colombo, non si può dire che la scoprirono nel senso forte del termine. Ad ogni modo, all'epoca di Ricci, Australia e Nuova Zelanda non c'erano e infatti vedete che qui non sono raffigurate. E ancora cosa possiamo vedere in questo riquadro ingrandito? Che è raffigurata l'Antartide. Vedete che però l'Antartide arriva praticamente al livello dell'equatore, questo qui è l'equatore, questo è l'arcipelago indonesiano, l'equatore, questa è l'Antartide. E l'Antartide pure non era stata scoperta. A dire il vero, ai tempi di Ricci, l'Antartide verrà scoperta ancora più tardi rispetto all'Australia e alla Nuova Zelanda. Siamo nella seconda metà del 1800. Ma perché allora viene raffigurata? Perché era credenza ormai consolidata da tempo che le terre emerse dovessero più o meno equilibrarsi, e cioè che data la cospicua presenza di terre emerse nell'emisfero boreale, dovesse darsi una speculare presenza di terre emerse nell'emisfero australe. Terre che però non erano ancora state scoperte,
Per cui per via puramente deduttiva si deduceva che da qualche parte, in nome di questo equilibrio delle terre emerse tra emisfero australe, scusate, boreale ed emisfero australe, in nome di questo equilibrio doveva esistere un continente, una terra australis, così la si chiamava, nascosta da qualche parte nel sud del mondo. Per cui spesso e volentieri era già da a dire il vero, almeno da un paio di secoli, che nelle cartine geografiche ritroviamo la raffigurazione della Antartide, anche se poi, ripeto, l'Antartide verrà scoperta solo nel XIX secolo, nel 1820, se ricordo bene. Ma ancora andiamo avanti. Zoomiamo, per esempio, la zona dell'Europa. Eccolo qui. Allora, vedete che insomma, l'Europa sì, un po' ci assomiglia, ma non troppo. L'Italia è un po' sproporzionata, la Francia e la Spagna sono un pochino troppo dilatate, ma ad ogni modo, cosa che mi premeva sottolineare in questo caso, vedete che le scritte sono tutte cinesi, evidentemente. Ricci aveva prodotto un mappamondo per i cinesi. Come fa a tradurre i termini? Beh, allora, in alcuni casi, laddove i cinesi già possedevano i toponimi, cioè i nomi dei luoghi, Ricci traduce il termine, cioè se un certo toponimo aveva un certo significato in cinese, Ricci cosa fa? O nella lingua europea, Ricci non fa altro che tradurlo nella lingua cinese o viceversa. Ma in altri casi, molti toponimi mancavano ai cinesi. I cinesi non sapevano nemmeno dell'esistenza dell'America. Nelle carte cinesi non era raffigurata l'Europa. Come fare? Ecco, vengono creati dei toponimi dal nulla. O per assonanza fonetica rispetto alle lingue europee, o appunto, come vi dicevo, traducendo il significato del toponimo europeo nel corrispondente nome cinese. Tenete conto che alcuni di questi toponimi creati da Ricci sopravvivono ancora oggi negli Atlanti cinesi. Pensate quanto fu profonda l'influenza dei gesuiti nella cultura cinese. Ma ancora, notiamo qualcos'altro, che questo mappamondo di Ricci, vedete, è disegnato dentro una ellissi, sostanzialmente, a indicare che cosa? A indicare la sfericità della Terra. Ecco, i cinesi ancora ritenevano, ancora all'epoca di Ricci, che la Terra fosse piatta, per cui Ricci dovette fare le sue per cercare di convincere o per dimostrare ai cinesi che la Terra in realtà era sferica. Pensate che i cinesi pensavano, diciamo che avevano delle credenze che suonavano piuttosto strane a Ricci, portatore di un sapere scientifico superiore. Per esempio, i cinesi ritenevano che la grandezza del Sole fosse equiparabile alla grandezza del fondo di una botte, quindi diciamo una circonferenza di qualche decimetro di diametro. E anche qui Ricci dovette fare le sue per spiegare che le dimensioni del Sole erano molto superiori. I cinesi però sapevano che l'universo era vuoto, non avevano nessuna dimostrazione scientifica, era una conoscenza che si basava su un sapere tradizionale di carattere assolutamente ascientifico, però credevano nella vacuità dell'universo. Gli europei ancora no, ci sarà bisogno dell'esperimento di Torricelli per dimostrare che il vuoto può esistere. Siamo nel secolo successivo, nel 1600. Fino a quel momento si parlava di horror vacui.
Vero è che i cinesi credevano nell'esistenza del vuoto, vero è anche che però non giunsero a quella conclusione a seguito di un metodo, un procedimento scientifico. Vedete ai lati del mappamondo che ci sono quattro sfere. Le ingrandiamo. Eccole qua. Allora, in alto a sinistra e in basso a sinistra abbiamo semplicemente l'emisfero boreale, questo qui, e l'emisfero australe, questo qui. Vi ricordo che i cinesi non credevano nella sfericità della Terra, la Terra era piatta e quindi non conoscevano neanche la nozione di antipodi. Questi due emisferi invece mostrano molto bene che c'è un polo nord, questo qui, e un polo sud che sono agli antipodi. A destra invece vedete, in basso a destra, questa qui, una sfera armillare. Questa qui. La sfera armillare, forse l'avete presente, è un modello celeste degli astri. Si chiama armillare perché è una sfera costruita su armille, che sarebbero queste sfere che possono ruotare su se stesse, simulando la posizione degli astri allo scorrere del tempo. Ricci rappresenta la sfera armillare in questo disegno qui, anche in questo caso per dimostrare che cosa? Che la Terra era ferma al centro dell'universo e che attorno alla Terra ruotavano i pianeti che seguivano traiettorie e tempi ben specifici e determinati. E infatti, in alto a destra abbiamo, più universale, il sistema aristotelico-tolemaico, e cioè il sistema geocentrico per il quale la Terra è immobile al centro dell'universo. E tutti i corpi celesti, gli altri sette corpi celesti, il Sole, la Luna e poi gli altri cinque pianeti più vicini alla Terra, ruotano attorno alla Terra. Apriamo una piccola parentesi sull'astronomia, allora, passiamo dalla geografia all'astronomia. Vero era che Ricci era portatore di un sapere geografico ed astronomico superiore a quello dei cinesi. Vero era anche che Ricci era un figlio del proprio tempo, per cui Ricci ancora aveva studiato nei collegi dei gesuiti e imparato e assimilato il sistema aristotelico-tolemaico. Il buon Niccolò Copernico aveva già pubblicato il suo De Revolutionibus Orbium Celestium nel 1543. Ricci salpò da Lisbona qualche decennio più tardi, nel 1578, quindi già circolava in qualche modo l'ipotesi eliocentrica. Ma c'è da dire che l'opera di Copernico rimase fondamentalmente sconosciuta per molti decenni, fino fondamentalmente a Keplero e a Galilei, siamo nel primo decennio del 1600. Pensate che gli storici della scienza hanno calcolato che quel libro di Copernico, pubblicato nel 1543, in cui per la prima volta l'astronomo polacco proponeva questa ipotesi eliocentrica, era così complesso da leggere, pieno di numeri, di calcoli, di figure geometriche, che nei 100 anni successivi in Europa gli studiosi che lo hanno letto completamente e compreso completamente, sapete quanti erano? È un calcolo approssimativo, 10. Cioè, Copernico pubblica questo libro rivoluzionario, la Terra non è immobile ma ruota attorno al Sole. Da un punto di vista editoriale fu un fallimento, perché quel libro lì venne fondamentalmente dimenticato, letto e compreso pochissimo, pochissimo. Sarà poi, ripeto, Keplero e Galileo Galilei a rinnovare quell'interesse eliocentrico. Ecco perché Ricci, che pur, come dire, vive dopo la pubblicazione del libro di Copernico,
ignorava praticamente del tutto l'ipotesi eliocentrica. Eliocentrismo che comunque in ogni caso, laddove veniva studiato, veniva recepito come semplice ipotesi di calcolo, non come modello reale, cioè come un modello fittizio matematico per semplificare i calcoli, per capire quale posizione dovevo occupare quale pianeta in quale giorno. Un semplice strumento di calcolo che facilitava la vita agli astronomi. E certo non veniva recepito come modello reale, così almeno fino a Galileo Galilei, ma siamo, ripeto, nel 1609-1610 quando pubblicherà il Sidereus Nuncius. Quindi Ricci era figlio del proprio tempo, aveva studiato e assorbito questo modello aristotelico tolemaico e come prevedeva questo modello, Ricci sosteneva che la Terra fosse costituita dai quattro famosi elementi, le radici di Empedocle, terra, acqua, fuoco, aria, e che l'universo fosse costituito di etere, così come aveva detto Platone nel Timeo. Tanto che lo stesso Ricci scriverà in cinese un trattato sui quattro elementi, per spiegare ai cinesi una cosa che noi sappiamo non essere vera a questo punto, cioè che tutto il mondo sublunare era composto da questi quattro elementi. Però attenzione, non dobbiamo essere troppo snob nei giudizi, perché il sistema aristotelico tolemaico, che noi sappiamo essere superato ovviamente, era in realtà un sistema molto buono per prevedere i fenomeni celesti. Cioè era un sistema che funzionava, che era scientifico a tutti gli effetti, perché dotato di un forte apparato matematico, basato sull'empiria, sull'osservazione dei fatti, l'osservazione dei pianeti, e capace di prevedere i fenomeni futuri. Per cui era scientifico a tutti gli effetti il sistema tolemaico. Tanto è vero che ad un certo punto l'astronomia gesuitica, basata sul sistema aristotelico tolemaico, entra in competizione con l'astronomia cinese. L'astronomia in Cina era estremamente importante, ancora più importante che non in Europa, perché sulla base dei calcoli astronomici i cinesi basavano il proprio calendario religioso. Si faceva così anche in Europa, ma la Pasqua, per esempio, è calcolata sulla base dell'equinozio, no? Ma in Asia questo legame tra astronomia scusate, religione era ancora più forte. Tanto è vero che se gli astronomi ufficiali di corte sbagliavano i loro calcoli, e questo poi aveva delle ripercussioni negative sul calendario religioso, gli astronomi venivano severamente puniti. Insomma, ad un certo punto c'è una competizione, Ricci versus gli astronomi cinesi. L'oggetto del contendere era la previsione di una eclissi di sole. Bisognava prevedere quando sarebbe avvenuta questa eclissi di sole e per quanto tempo sarebbe durata. E vi è una competizione ufficiale vera e propria, e Ricci, in base al proprio modello aristotelico-tolemaico, riesce a prevedere con grande precisione, molto superiore rispetto al modello cinese, l'avvento dell'eclissi e la sua durata. E confronti di questo tipo ce ne furono più di uno. Quando divenne chiarissimo che il modello astronomico occidentale, seppur, lo ripeto, aristotelico-tolemaico, era estremamente superiore rispetto a quello cinese, Ricci divenne il matematico e il filosofo naturale ufficiale di Pechino. Pensate come riuscì a scalare la scala sociale nel giro di poco tempo, fino a diventare un consigliere fondamentalmente dell'imperatore, in virtù della scienza e, nella fattispecie, del modello aristotelico-tolemaico. Visto che parliamo di astronomia, chiudiamo il capitolo, molto brevemente però.
E questi sono decenni in cui il sapere astronomico europeo è in fortissimo cambiamento. Keplero e Galileo Galilei pubblicano i loro lavori rivoluzionari nei primi 10 anni del 1600 e poi ne seguiranno degli altri. Soprattutto le osservazioni di Galileo Galilei, del Sidereus Nuncius, 1610, smantellano alcuni elementi fondamentali del sistema aristotelico-tolemaico. La rugosità della superficie lunare, i satelliti di Giove, molte altre stelle molto distanti che non si conoscevano e così via. Mano a mano che il sapere astronomico procede in Europa, i gesuiti in Asia e in Cina esportano i frutti più recenti del sapere astronomico. I gesuiti esporteranno in Cina il Sidereus Nuncius di Galileo Galilei tradotto in cinese. E questo subito, pochi mesi o pochi anni dopo, ma immediatamente dopo la pubblicazione. E i gesuiti esporteranno in Cina il famoso cannocchiale, quello che Galilei perfezionò e dal quale a Padova osservò il cielo per poi pubblicare i suoi scritti, eccetera, eccetera. Cioè, i gesuiti erano sempre sulla cresta dell'onda, del sapere astronomico, ma i gesuiti in questi decenni, per tutto il 1600, non esporteranno mai il modello eliocentrico, quello difeso da Galileo Galilei, modello per il quale il Sole sta fermo al centro dell'universo e tutti i pianeti gli ruotano attorno. Perché i gesuiti non esportarono questo modello? Perché non vi fu mai dimostrazione in questo secolo, nel 1600, della veridicità di quel modello. Qui devo dirlo molto semplicemente, se no dovremmo aprire un altro capitolo. Ma le osservazioni di Galileo Galilei confutarono il sistema aristotelico-tolemaico. Non solo le sue osservazioni, altre osservazioni di altri gesuiti rincararono la dose per seppellire una volta per tutte il sistema aristotelico-tolemaico. Qual era il problema? Che tra sistema aristotelico-tolemaico geocentrico e sistema copernicano eliocentrico non c'era una contraddizione, cioè non è che o l'uno o l'altro. C'era anche un'ipotesi intermedia. Il sistema di un astronomo danese chiamato Tycho Brahe. Il sistema di Tycho Brahe prevedeva la Terra ferma al centro dell'universo, il Sole che girava attorno alla Terra e tutti gli altri pianeti che ruotavano attorno al Sole. Era, diciamo, un sistema misto tra quello geocentrico copernicano e, scusate, geocentrico tolemaico e quello eliocentrico copernicano. Allora, voglio dire questo. Nel 1600 si era l'ipotesi più accreditata dalla scienza era l'ipotesi di Tycho Brahe. Perché? Perché il sistema geocentrico venne confutato, del sistema eliocentrico non c'erano altre prove, la scienza del tempo affermava che la Terra era ferma. Si scoprirà che la Terra si avrà prova empirica del movimento della Terra nel 1700, 100 anni dopo la morte di Galileo Galilei. Per cui i gesuiti respinsero l'eliocentrismo non per un fattore dogmatico. Bellarmino lo ha detto bene. Roberto Bellarmino, un grande, più grande studioso dei gesuiti, disse a Galileo Galilei: se ci dimostri che la Terra si muove, noi accetteremo l'eliocentrismo. Se non ce lo dimostri, noi resteremo fermi ai fatti, come la scienza ci impone di fare. E i fatti dicevano nel 1600 che la Terra era ferma. E pertanto i gesuiti, assumendo un metodo scientifico corretto, bandirono il sistema aristotelico-tolemaico, bandirono anche il sistema eliocentrico, non c'erano prove, e assunsero il sistema che godeva di più prove empiriche, quello di Tycho Brahe, che era un sistema misto. Ripeto, tra quello geocentrico e quello eliocentrico. Non per niente la generazione di missionari successiva a Ricci in Cina esporterà quale modello? Quello di Tycho Brahe. Quando poi nel 1700 si scopriranno le prove del movimento di rivoluzione della Terra prima e di rotazione della Terra dopo, la Chiesa accetterà l'eliocentrismo e anche i gesuiti cominceranno a
ovviamente ad insegnarlo nei loro collegi. La matematica. Abbiamo detto che i gesuiti esportarono sapere geografico superiore, sapere astronomico superiore, ma esportarono anche delle fondamentali conoscenze matematiche. Qui saremo molto più brevi. Ricci, lo vedete qui sulla sinistra, o meglio Limadò, come veniva chiamato in Cina, vedete che tra l'altro assume proprio le vesti tipiche dei cinesi, tradusse i primi sei libri degli elementi di Euclide. Voi capite che la geometria euclidea è studiata ancora oggi nei nostri licei, è l'ABC della geometria. È ancora non conosciuta in Cina, il primo ad esportare i fondamentali della geometria occidentale, cioè di quella euclidea, fu proprio Ricci, che tradusse gli elementi di Euclide. Vedete qui sulla destra una pagina della sua traduzione. Dovette essere un'opera difficilissima, quella della traduzione, tanto che Ricci si giovò giustamente dell'aiuto di un suo collaboratore cinese convertitosi al cristianesimo. Si chiamava Xu Guangji, se pronuncio bene, poi ribattezzato da Ricci Xu Paolo. E come fecero a tradurre gli elementi di Euclide? Ricci spiegava a Xu Paolo il concetto geometrico, Xu Paolo, di madrelingua cinese, cercava di riesprimere quel concetto nella propria lingua e poi insieme concordavano una versione definitiva. Tenete conto che, così almeno leggo da parte degli esperti, le parole cinesi sono spesso polisemantiche, cioè hanno dei significati piuttosto ampi e quindi significa dei significati piuttosto generici. In alcuni casi, come potete immaginare, gli elementi di Euclide prevedono l'utilizzo di un lessico estremamente rigoroso e preciso e non sempre la lingua inglese possedeva termini così rigorosi e precisi, per cui dovettero coniarne di nuovi. E ancora oggi nella geometria cinese alcuni termini utilizzati risalgono proprio a quei termini coniati ex novo da Ricci e dal suo aiutante Xu Paolo, cosiddetto. Li vedete qui in questa immagine famosissima. Naturalmente, oltre a tutto questo aspetto scientifico, c'è l'aspetto teologico. Ricordiamoci che i gesuiti si recarono in Cina innanzitutto per fare opera di apostolato. Non è che se lo dimenticarono, eh? Non è che se lo dimenticarono. Però furono molto abili a aprirsi una strada nella cultura cinese attraverso la scienza e proprio attraverso la scienza condurre piano piano l'auditorio cinese verso la fede cattolica. Scusate se ribadisco il concetto perché può suonare strano. I gesuiti riuscirono a condurre molti cinesi, poi vi darò i numeri, alla fede cattolica, anche e soprattutto partendo dalla scienza. La scienza come una via per giungere alla fede in Cristo. Può sembrare paradossale, ma ripeto, questa visione per cui fede e scienza sono necessariamente in contraddizione è un pregiudizio che è stato smantellato ormai moltissime volte nella storia. Basta avere un po' di pazienza per andare a spolverare i fatti. E infatti, qual era la visione teologica di Ricci, nonché il suo metodo catechetico? Era un metodo straordinario, straordinario. Vi ricordate cosa dice il prologo del Vangelo di Giovanni? In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. I Vangeli sono stati scritti in greco, per cui quel primo versetto del Vangelo di Giovanni in greco utilizza due parole che hanno uno spessore semantico straordinario. In principio, archè. Vi ricordate tutto il problema dell'archè per i filosofi? L'archè è proprio il principio primo e fondante
di tutto ciò che segue, causa incausata che produce effetti senza essere causata a sua volta. In principio era il verbo logos, un'altra parola di spessore semantico straordinario. Cioè, cosa dice il prologo del Vangelo di Giovanni? La causa prima dell'essere, non solo dell'universo, ma di tutto l'essere, è il logos, la ragione, il senso, la razionalità, la parola sensata. Logos significa tutto questo. Cioè, in principio non era il caso, il caos, il principio era l'intelligenza, la logica. E dalla logica discende tutto il resto. Allora, se questo è vero, e naturalmente per Ricci è vero perché è il Vangelo di Giovanni che lo dice. Se questo è vero, qual era il metodo catechetico ideato da Ricci? Quello di risalire i gradini del logos, di risalire i gradini della ragione per arrivare alla fonte della ragione, al logos primordiale che è Dio. Per cui Ricci si faceva forza innanzitutto della matematica. Era anche un bravo matematico, Ricci, che aveva imparato al Collegio Romano da parte di un professore di straordinaria bravura, padre Clavius. Ricci innanzitutto sfruttava la matematica, perché la matematica che cos'è? Da questo punto di vista è lo sviluppo e l'approfondimento della logica all'interno della nostra mente. La matematica è una materia razionale che aiuta a sviluppare, a scoprire i nessi logici presenti all'interno della nostra mente, in questo caso tra numeri o figure. Poi Ricci passava alla fisica, quindi dalla logica presente nella nostra mente alla logica presente in natura. La fisica che cos'è? È lo studio della natura. Physis in greco è natura e la natura è fatta di leggi, leggi che sono assolutamente razionali, tanto è vero che possono essere comprese. E sulla base di quella comprensione si possono fare delle previsioni sulla natura o si può anche modificare la natura e per ottenerne un effetto gradito all'uomo. Quindi attenzione, il passaggio dalla logica interna all'essere umano, matematica, alla logica esterna all'essere umano, quindi alla fisica, la logica del mondo, fino alla logica che si trova fuori dal mondo. Dalla logica immanente, la fisica, nello spazio e nel tempo, alla logica trascendente, la logica di Dio, il logos primordiale. Attraverso questi gradini, razionali, Ricci fu in grado di, veicolare con più facilità il messaggio cristiano, dicendo: guardate che esiste una logica presente nella nostra mente, ma è la stessa logica che noi possiamo trovare fuori dalla nostra mente nel mondo, e quella logica che è presente in noi e fuori di noi non proviene dal caso, ma proviene da una logica superiore. Logica superiore che ha prodotto e fondato una serie di logiche inferiori nella natura, nella mente dell'essere umano, da cui noi discendiamo. Quindi è una approccio catechetico straordinario che riesce a fondere insieme filosofia, scienza e teologia per condurre piano piano, con un processo che potremmo dire induttivo, il singolo essere umano a riconoscere l'esistenza di un logos sempre più ampio fino al riconoscimento del logos originario, il logos che stava fin dal principio nell'archè di tutti i tempi. Non c'è dubbio che questo metodo catechetico, basato su scienza, filosofia e fede, naturalmente, fu estremamente efficace, perché già verso la metà del 1600, quindi diciamo dopo circa 70 anni di apostolato, i cinesi che si convertirono al cristianesimo furono circa 270.000. Quindi numeri estremamente importanti anche qui. E ancora una volta, ripeto, l'apripista che permise di ottenere risultati così lusinghieri per Ricci fu proprio la scienza. Strano a dirsi, ma pur vero. E così concludiamo con una piccola riflessione finale.
possiamo domandarci questo, cioè perché la scienza è nata, quindi il metodo scientifico è nato in Europa e non altrove, e non in Cina. Non c'è dubbio che la scienza nasce in Europa tra il 1500 e il 1600, che poi gli europei la esportino in tutto il mondo. E le esportano senza troppa facilità perché tutti quanti, rendendosi conto delle potenzialità di questo nuovo strumento, quello scientifico, divennero avidi di conoscenza, evidentemente. Però la Cina ha sviluppato una civiltà che precede quella europea. Pensate che in Cina parlano di quattro grandi invenzioni che sono frutto della tradizione, del sapere, della saggezza cinese. E sono quattro invenzioni straordinarie, a ben pensarci. Sono la carta, la stampa, la polvere da sparo e la bussola. Quattro invenzioni cinesi che anticiparono di gran lunga l'equivalenti scoperte europee. Per esempio, la stampa, per dire, è stata riscoperta da Gutenberg. Non sembra proprio che ci sia stata un'influenza con la Cina, l'ha scoperta ex novo Gutenberg, ma già l'avevano scoperta i cinesi, ma quel sapere non giunse in Europa. E allora, come mai, la domanda è, come mai una civiltà che pur aveva ottenuto dei risultati molto importanti non approdò mai allo stadio scientifico del sapere? Sono state avanzate diverse ipotesi. Ce n'è una estremamente interessante che vi propongo. Estremamente interessante perché ancora una volta smantella un pregiudizio che serpeggia ovunque, e cioè il pregiudizio che scienza e fede siano necessariamente in contraddizione. Sentite cosa dice Joseph Needham. È uno studioso inglese, uno storico della scienza, e nonché fisico, e di un'intelligenza straordinaria, e imparò il cinese ed è lo storico della scienza maggiormente esperto di questioni cinesi. Uno storico della scienza cinese, oserei dire, gli stessi cinesi studiano sui suoi testi. Cioè, se c'è una persona che conosce la storia della scienza cinese meglio di chiunque altro, è proprio questo Joseph Needham. Sentite cosa dice Needham, molto interessante. Per poter credere nell'intelligibilità razionale della natura, la mentalità occidentale doveva presupporre l'esistenza di un essere supremo, esso stesso razionale, che ve l'avesse instillata, cioè. Io scienziato voglio scoprire quali sono le leggi presenti nella natura. Piano, ma chi mi dice che ci sono delle leggi presenti nella natura? Chi mi dice che l'essere naturale segue delle regolarità e che queste regolarità siano logiche, che siano comprensibili alla mia razionalità di scienziato? Cosa dice Needham? Siccome la teologia cristiana dà per scontato, come dogma, evidentemente, che esiste un Dio Logos, un Dio intelligente, che ha non solo creato la natura, ma l'ha anche ordinata in maniera intelligente, perché Dio è intelligente e ordina le cose a propria immagine e somiglianza, ecco che questo dogma teologico spiana la strada alla scienza, perché io scienziato so che posso perdere mesi, se non anni di ricerca nel tentativo di trovare una legge, e ha senso farlo perché? Perché le leggi di natura ci sono, perché sono state instillate da Dio, e sono leggi che rimangono immutabili, perché Dio ha instillato delle leggi immutabili. Se io invece partissi dal presupposto che una qualche divinità cambia le leggi a proprio piacimento, gioca con la natura in maniera arbitraria, se io fossi convinto di quello, non mi metterei mai a cercare una legge naturale, intanto perché la legge naturale non ci sarebbe, ma quand'anche ci fosse, sarebbe una legge che potrebbe essere superata o cambiata in qualsiasi momento da un Dio arbitrario che cambia le carte in tavola come vuole.
Per cui, ripeto, per poter credere nell'intelligibilità razionale della natura, la mentalità occidentale doveva presupporre l'esistenza di un Dio logos, di un essere supremo. La mentalità cinese non pensava affatto in questi termini. I taoisti, sebbene nutrissero profondo interesse verso la natura, non riponevano alcuna fiducia nella ragione e nella logica. Lo dice uno dei massimi esperti di storia della scienza cinese, eh? Il processo di depersonalizzazione di Dio, quindi significa la concezione di un Dio che non è logos, che non è ragione, si verificò nell'antico pensiero cinese così presto e si spinse tanto innanzi che la concezione di un legislatore celeste divino, capace di imporre leggi alla natura non umana, non si sviluppò mai. Qui c'è proprio una differenza teologica. Il Dio cristiano, un Dio logos che impone, imprime delle leggi nella natura, la divinità cinese no. Finiamo con la citazione. Non è che per i cinesi non vi fosse in natura ordine alcuno, ma piuttosto era loro opinione che non si trattasse di un ordine stabilito da un essere individuale e razionale. Pertanto mancava totalmente la convinzione che esseri individuali razionali sarebbero stati in grado di computare nelle loro lingue terrestri inferiori il codice divino delle leggi da lui, Dio, precedentemente decretate. Cioè, se Dio agisce con una logica che è completamente diversa dalla mia, allora è inutile cercare l'ordine impresso da Dio nel cosmo, perché sarà un ordine che in ogni caso sfuggirà alla mia razionalità. Se invece l'essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio, per cui la razionalità di Dio in una misura almeno parziale mi è comprensibile, allora diventa anche ragionevole cercare l'ordine che Dio ha impresso nella natura e che nella natura Dio conserva. Guardate che questa opinione di Needham non è una voce isolata, sono tanti gli studiosi che affermano che proprio la teologia cattolica basata sul Logos ha favorito nel tardo Medioevo la nascita del metodo scientifico. Lo dice per esempio Alfred Whitehead, coautore insieme a Bertrand Russell dei famosi Principia Mathematica. Whitehead è un matematico e logico di fama mondiale. Lo dice per esempio un altro grande fisico e storico della scienza, Pierre Duhem. Tutti dicono sostanzialmente la stessa cosa: la credenza cristiana nel Logos ha favorito la ricerca scientifica per i motivi che abbiamo detto. Credenza cristiana nel Logos che in Cina era assente, dice Needham, e che pertanto ha causato questo ritardo nel progresso scientifico. Guardate che anche molti autori della rivoluzione scientifica in Europa la pensavano allo stesso modo. Copernico, Keplero, Boyle, Isaac Newton, Cartesio, e potremmo andare avanti veramente tanto, scrissero esplicitamente che le leggi di natura sono comprensibili e rimangono stabili in virtù dell'azione di Dio nel mondo. Ve ne cito solo uno perché sennò andiamo troppo per le lunghe e siamo già andati troppo oltre. Guardate cosa diceva Cartesio. Cartesio, lo conosciamo tutti, era un filosofo, matematico, padre degli assi cartesiani, fu anche un fisico. Ottimo matematico Cartesio, e in realtà pessimo fisico perché la fisica cartesiana è stata completamente asfaltata dalla fisica newtoniana. Le due concezioni di fisica entrarono in rotta di collisione, poi una era corretta, l'altra no. Quella di Newton era corretta, quella di Cartesio no. Ma al di là di questo, notate la mentalità di Cartesio, che ripeto è la stessa mentalità di Newton e di tanti altri protagonisti. Cosa dice? È una perfezione in Dio non solamente di essere immutabile nella sua natura, Dio se è perfetto è immutabile, ma anche di agire in modo che egli non cambia mai. Cioè, una volta che Dio agisce, essendo perfetto, agisce nel modo perfetto e quindi non cambia con la sua decisione. Altrimenti gli attribuiremmo incostanza. Se Dio fosse incostante, non sarebbe perfetto. Perché?
perché se Dio cambiasse, o sarebbe stato perfetto prima, o sarebbe stato perfetto dopo, ma in ogni caso, o prima o dopo, ci sarebbe stato un momento in cui Dio non è perfetto. Ma un Dio che cambia dalla perfezione all'imperfezione, in termini assoluti, non è un Dio perfetto. Per cui se Dio vuole essere perfetto, Dio deve essere immutabile. E questo è un principio filosofico consolidato. E prosegue Cartesio, donde segue che egli, Dio, ha mosso in molte maniere differenti le parti della materia quando le ha create e le mantiene tutte nella stessa maniera e con le stesse leggi che egli ha fatto osservare loro nella creazione. Vedete cosa dice Cartesio? Dio A ha creato il mondo. B ha impresso delle leggi razionali nel mondo, C conserva quelle leggi per sempre perché Dio è immutabile e se ha deciso di imprimere quelle leggi non cambieranno mai. Ecco che, questo era solo un esempio, ce ne sarebbero degli altri. E chiudiamo. Matteo Ricci, forte di questa mentalità, riesce ad aprirsi varchi enormi nella cultura cinese, mostrando che la natura è razionale, segue delle leggi razionali e che quella razionalità non è frutto del caso, sarebbe irrazionale pensarlo, ma è frutto di un logos superiore. Logos superiore che è possibile pensare, almeno per analogia, parzialmente, ma che poi si è incarnato nella storia e nello spazio in Gesù Cristo. In principio era logos. E il Logos si fece carne. È chiaro che con questo presupposto scientifico, filosofico e teologico divenne molto più facile evangelizzare centinaia di migliaia di cinesi. Ecco, Matteo Ricci, e qui siamo proprio alla fine, vedete, venne amato dai suoi fratelli cinesi. Tanto che rimane ancora oggi il monumento funebre di Matteo Ricci a Pechino, situato nel cimitero del cortile posteriore del collegio amministrativo, già scuola del Partito Comunista Cinese. Le tante sintesi che fu in grado di elaborare Ricci tra Europa e Cina, tra scienza e fede, non si fermano nemmeno di fronte alla politica, perché il monumento funebre di Matteo Ricci si trova proprio in una scuola del Partito Comunista Cinese e anche questa è una delle tante contraddizioni che caratterizzano questa figura, contraddizioni che poi sembrano tale perché al di là di apparenti contraddizioni, come abbiamo visto tra scienza e fede, si possono anche celare delle sorprendenti sintesi. Vi ringrazio per la vostra lunga attenzione, ci vediamo alla prossima con la figura dei Gesuiti in America Latina. Ci fermiamo qui.